quindi andiamo con il racconto di uno degli appuntamenti del Festival delle Migrazioni che si è tenuto qui a Torino. Abbiamo uno dei tantissimi ospiti di questo ricco calendario, Murat Çınar, un reporter. In primo luogo voglio intanto ringraziarlo per rispondere alle nostre domande e vorrei chiederti insomma dove lavori, di cosa ti occupi, che cosa hai seguito e anche insomma dove potremmo aver visto o letto i tuoi lavori. Allora, io lavoro come giornalista dal 2011 e mi occupo delle dinamiche legate alla geopolitica nel Medio Oriente, diritti civili e movimenti popolari non violenti. E lavoro principalmente per Il Manifesto, per l'agenzia di stampa internazionale Presenza, poi alcuni componenti dell'editoria cattolica e poi alcune collaborazioni saltuarie, alcuni siti di analisi geopolitica come OG0, eccetera. E ho scritto 3 libri e l'ultimo è 11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia, forse il prodotto più reperibile, più recente è questo, sulla storia di 11 persone che hanno dovuto oppure voluto lasciare la Turchia in questi ultimi 11 anni e hanno trovato un rifugio qua in Europa. Durante l'incontro a cui hai partecipato assieme ad esempio ad alcuni redattori, creatori di Atlante delle Guerre, si è raccontato molto del racconto delle guerre, anche del mancato racconto. Soprattutto un elemento che è uscito è che molto spesso si racconta delle guerre a livello quantomeno di media generalisti quando c'è una storia magari drammatica, magari molto semplice da raccontare. Secondo te è utile trovare una storia del genere nel momento in cui si racconta una guerra o invece fuorviante, rischia di ipersemplificare una situazione? Vabbè, più utile che fuorviante secondo me, perché il lavoro sulla micro storia è senz'altro un lavoro molto sensato. Partire da un quadro, da un quartiere, da una strada, dalla protesi di una persona potrebbe essere utile per spiegare a chi non ha mai sentito neanche il nome di quel paese, per spiegare le dinamiche legate alla guerra che ha sperimentato quel paese. E senz'altro il tono molto importante, il contenuto molto importante e la correttezza intellettuale molto importante. E altrimenti si rischia di fare un lavoro da reporter quando si parla della guerra e si trasmettono i numeri dei morti oppure come se fosse una partita di calcio, quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia, avanzata, ritirata, conquista, quindi questa senz'altro è una documentazione importante e lo spettatore, il lettore deve sapere ciò che succede, però limitarsi con questo racconto non è molto produttivo. È molto importante secondo me, con le giuste modalità, concentrarsi anche sulle storie dei cittadini che vivono nei paesi, nei luoghi in cui è in atto una guerra. Nel corso di questo incontro hai citato anche un elemento che rappresenta l'Italia, hai definito l'Italia come un paese che sta diventando sempre più militarista. Ci vuoi spiegare, magari anche ripetendo, ma insomma che cosa intendi, come mai? Poi sono stato corretto giustamente che in realtà la società italiana è molto militarista e senz'altro a livello folcloristico non stiamo parlando di una società militarista come quella israeliana, nordcoreana, sudcoreana oppure turca eccetera, però è una società molto militarista anche se il servizio militare non è obbligatorio. Poi la cultura militarista va coniugata in diversi sensi, in diverse sfumature, per esempio è una società molto macista, molto patriarcale e nella base della cultura militarista esiste questa cardine, questo mattone senz'altro. E poi ridendo e scherzando comunque stiamo parlando di un paese che investe tantissima somma di denaro sulle spese militari e sul finanziamento in merito alle missioni militari all'estero. Questi sono alcuni dettagli di cui non sappiamo tanto, però quando andiamo a prenotare magari una risonanza magnetica oppure una detartrasi e ci rendiamo conto che l'appuntamento che ci danno tra un anno e mezzo, forse anche a causa di questo, ovvero i soldi non vanno dove dovrebbero andare e per mantenere una qualità di vita qua e anche contemporaneamente per non accendere altri fuochi, altre guerre altrove. Questo è magari non stiamo vivendo appunto dal punto di vista folcloristico in una società militarista come in Israele, che è molto diffusa, molto visibile anche la cultura militarista, tuttavia
economicamente e poi di conseguenza anche culturalmente si può parlare di una società molto militarista, quella italiana. L'incontro a cui hai preso parte si è concentrato proprio sul concetto di guerra al plurale, tutte le guerre che ci sono e di cui magari anche non parliamo, però è chiaro che in questo momento l'attenzione è catalizzata, forse anche in maniera scorretta, soltanto su una guerra, quella che sta avvenendo in Ucraina, che ci impensierisce di più anche da un punto di vista più pratico, se vogliamo essere magari più egoisti, individualisti. Tu hai parlato di come le guerre sono cambiate, stanno diventando sempre più delle guerre permanenti, non più degli eventi molto specifici. Hai detto che secondo te anche l'Ucraina è indirizzata verso questo tipo di guerra, ci puoi dare qualche idea di più? Un'analisi che si potrebbe fare tenendo in considerazione le dinamiche attuali e poi in un domani, se le dinamiche cambiano, prendono un percorso più costruttivo, ovviamente questa analisi potremmo definirla non valida. Fatto questa premessa e l'analisi che faccio appunto secondo le dinamiche attuali mi fanno capire che ci sia poco spazio, poca volontà alla diplomazia e ci sia una fortissima volontà per riempire il paese, ossia l'Ucraina, di armi. Ovviamente stiamo di fronte, sto parlando della Russia, di fronte a un esercito enorme, guidato da un dittatore anche a livello caratteriale molto problematico, una persona che si muove con la cultura della vendetta e rivincita, quindi non revisionista. Di conseguenza non vuole fare altro che ottenere delle vittorie. Le vittorie possono essere dei territori, le vittorie possono essere persone morte, uccise, quindi una guerra da vincere assolutamente in cima all'agenda di Putin. Allora la risposta nostra a questa, nei confronti di questa agenda, non può essere sì, anche noi vogliamo vincere la guerra, perché è così si continua fino a quando non c'è effettivamente un perdente, e vuol dire più armi, e vuol dire ad un certo punto, come sta succedendo adesso, fornire delle armi molto più sofisticate. Per quello la minaccia alla guerra nucleare è una minaccia che si ripropone sempre di più e si propone sempre di più da parte di Putin, si rimette sempre di più sul tavolo, perché alla fine potrebbe arrivare quel momento in cui lasciamo a Putin l'unica opzione per vincere la guerra, ossia quella di utilizzare le armi nucleari. Dunque questo vuol dire che da oggi fino a quel momento storico dovrebbe passare un po' di tempo, un tempo pieno di guerra, pieno di scontri, conflitti e morti. Questo secondo me è il percorso che appunto genererà una guerra permanente anche nel caso ucraino. Invece il contrario, ossia lasciare una piccola porta anche aperta perché il dittatore possa fuggire, possa sentirsi vittorioso, secondo me è un elemento sì pragmatico ma molto vincente, è un percorso che nessuno per il momento nella famiglia dell'ONU, dell'Europa e nella famiglia della NATO, nessuno ha questa visione. Volevo chiudere tornando al concetto di partenza, cioè quello di chi lavora per informare sulla guerra, i giornalisti. Un altro elemento che è emerso in questo incontro è chi sono i giornalisti che parlano, tra le altre cose, anche di guerra. In Italia hai fatto notare che molto spesso si tratta di uomini italiani, spesso anche avanti con l'età. Volevo chiederti, forse la domanda è un po' banale, ma perché secondo te questo è un problema? E soprattutto se, prendendo ad esempio in considerazione il resto dell'Europa, l'Italia spicca in negativo in questo senso, o se invece è una situazione diffusa? Una situazione abbastanza diffusa, tuttavia l'Italia è molto brava a fare questo, quindi non è un bel titolo, non è un onore. E senz'altro il profilo demografico del paese non aiuta tanto, è un paese che ha una società di età avanzata e di conseguenza anche i suoi giornalisti sono vecchi, una società molto maschilista, macista, patriarcale, quindi anche i suoi giornalisti sono maschi, una società ignorante a livello linguistico e quindi anche questo non aiuta molto. Il fatto che l'italiano si parli soltanto in questo paese anche non aiuta molto all'italiano imparare un'altra lingua. Questi sono elementi, sembrano banali, però fanno sì che la formazione del giornalista sia di un certo tipo, non
non di un altro. E di conseguenza la guerra che racconta il giornalista è sempre di quel tipo lì. Io conosco tanti giornalisti italiani che hanno assistito alla primavera araba in Egitto, restando dentro la loro camera a 5 stelle in piazza Tahrir, perché non hanno mai sperimentato l'idea di assistere a una rivolta popolare, non sanno parlare un'altra lingua tranne l'italiano. Ovviamente bisogna anche aggiungere un altro elemento importante: nelle redazioni, nel momento in cui c'è un po' di spazio, un po' di occasione per dare appunto l'impiego, l'opportunità, la visibilità ai giornalisti di origine straniera, senz'altro scatta quel meccanismo che non si riesce a scardinare, ossia la cultura coloniale molto diffusa in Italia, è molto diffusa anche in altri paesi, però in Italia è molto molto più diffusa. Di conseguenza il maschio vecchio non vuole rinunciare al potere come carriera, al potere anche economico che possiede.